Ciao a tutti ragazzi, bentornati alle Game Joyce. Qui troviamo, oggi siamo su Pizza the Library. Pizza the Library, un indie horror un po' particolare, da quel che ho letto, un po' diverso dal solito. Quindi sono assolutamente curioso di provarlo e andiamo a provarlo. La storia, a quanto pare, è che noi siamo un pizzaiolo molto sfigato che nella sua ultima consegna del giorno si incapperà in strani eventi. Quindi adesso prepariamoci alle più possibili stranezze. Allora, suoniamo intanto per cortesia. Permesso, sorella, fratelli. C'ho la vostra pizza con formaggio, fratelli. Who is it? Sono io, Pizza the Library. Ah, so I'm upstairs. Ok, please come in. Va bene, entro. Permesso, scusate, no, perché insomma. Buone maniere. Salve. Oddio. Il suo gusto per la pittura è davvero qualcosa di molto malato. Malatissimo. Davvero malati. No, no, non ho davvero parole per esprimere il suo gusto in fatto di pittura, ma non sono chi sono io per giudicare l'arte dei gusti di una persona, assolutamente nessuno, quindi rispetto assolutamente. Anche l'arredamento è davvero brutto, se devo essere sincero, però come sembrano divani di pietra questi, che cos'è? Va bene. Oh, ma signora, la bolletta dell'Enel, lei non la paga, cioè non lo so io. Mamma, c'ha anche il figlio, ma ascolti, la bolletta si paga comunque, se. Io non so se lei sputtana soldi in questi quadri orribili. Io pagherei piuttosto le bollette della luce. Ok. No, poi guardi che effettivamente, cioè, io dovrei tornare a casa, sa, ho una vita mia, una famiglia, ho dei figli a cui badare. No, non è vero, sono uno sfigato, sono scappo tutta la vita. Ho solo un cane che mi aspetta a casa e vorrei tornare però a casa a spippettarmi, se permette. Però, insomma, anch'io ho comunque un'esistenza mia. Senti. Oh, che cosa? Oh! Cos'è? Oddio! Oh! Non capisco niente! Non vedo niente! Mio Dio, non vedo niente. Cioè, vedo, ma capisco. Cos'è? Ha bevuto? Se si è fatto. Non lo so, se hai fatto un'overdose di droga. Che cosa. Cosa sta facendo questo? Mam! Yay, sorella! Senta, io non. Cioè, non capisco una mazza. I'll be back when the power comes back. Se tu non paghi l'Enel, il power non tornerà mai back. I go to live like now. Like now non l'ho mai sentito comunque. Va bene. Sì, se magari. What the fuck was that? Sì, effettivamente ho sentito uno strano rumore. Madonna, ragazzi, sto ubriacando. Stai fermo, per favore, perché ti sei fatto troppi drinks, troppi piombini, tutti in una volta. Ah, ok. I feel so. Che cosa? Behind. Oh mio Dio santo! Dio il benedetto! Signore, oddio santo. Senti, io però me ne vado da qui. Ciao sorella. Ok ragazzi, fine del gioco? No, ovviamente no, chiuso. Va bene. Oh mio Dio, oh mio, mamma mia, ma è inquietante. È inquietantissimo. Cosa devo fare? Salire? Santi signore. Oh mamma. Ciao sorella. Permesso. Cos'è questo? Got the money from Pisa. She's not here. Cosa? Ok, abbiamo preso. Abbiamo rubato. Che poi non è proprio rubare, perché comunque i soldi me li doveva, ma. Io ho preso dei soldi per la pizza. Va bene? Ora che noi abbiamo preso i soldi, ma fregagli di tutte così impara. Direi che ce ne possiamo andare, vero? Vero, fratelli? Fuori da qui. Va bene. Ciao. Attenzione, la candela vola. Questo va di telecinesi. Non ha. O non ha le braccia, che cosa fa? La candela può volare. Va bene. Maybe she's downstairs? No, non c'è qua la tipa. La pizza? Senti, signora, io ho portato una pizza. Pretendo che come minimo lei la ma. Cos'è? Viene da lassù. Andiamo! Ah, è sul telefono! Rispondo io, sorella, non c'è problema. Non c'è problema. Ci pensa lo zio Trombone. Ok. Eccomi, pronto Vodafone, come posso aiutarla? Servizio clienti? No, penso abbia sbagliato numero. No, il suo credito residuo è appena terminato. No, non possiamo accettare preghiere. Si deve ricaricare, se vuole, se, non lo so. Ok. Like a stretchy piece of pizza. Oh mio Dio. Ok, la candela volante. Io sono con te, candela. Lì non sono andato prima. Cosa? Signora! Senta, mi può fare. Oddio, cos'è un manichino? Slender Girl! Oh, santi signore! Ok.
sorella. Ok, allora io ho, my heart can't take this anymore. Ok, stai calmo, beh. Devi stare calmo. I need to stop moving my heart, nothing is real, it's all my disease. Ok, devo fermarmi. Va bene. Don't work or you will die. Wait till your heartbeat comes down. Va bene. Noi aspettiamo. Noi aspettiamo, ragazzi. Allora, probabilmente la sera prima non ci siamo fatti troppe canne o ci siamo troppa estasi. Insomma, può fare questo effetto. Sarà stata una festa particolare, noi ci siamo sballati un po' e siamo andati al lavoro ridotti così, non si dovrebbe fare teoricamente, però questo è fiero e quindi stai calmo, bello. Perché è tutto sempre più scuro? Wow, è sempre tutto più. No, 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 oh, non vedo più niente! Wow! Ehi, fratello! Fratello! Ci sei, fratello? Is it over? Speriamo! Salve! Ah, era un incubo! Ah, allora dai, siamo a posto, no? Am I still in my house? Sleeping in my bed? Senti, ma perché non apri gli occhi così magari lo scopri? Bel? No! No! Altro che incubo, porca vacca. Ok, siamo ancora qui dentro. Siamo ancora. Io vorrei uscire. Oh, andiamo! Oh, santi signore! I need to find the key to the main door. Stai scherzando, spero. Dove trovo la chiave? Oh mio Dio. E poi non capisco una chip. The candle is on. I need the matchbox from upstairs first. Ok, devo andare sulle scale. Va bene. Arrivo, fratelli, sorelle. Mi serve il matchbox, che non so cosa sia. Ok. Ciao, cavallino. Stretch pizza. Cos'è questo? Non si sa. Oh signore. Oh, un triciclo. Cos'è quella roba? Va bene, matchbox from upstairs. Io non so che cosa sia il matchbox, sinceramente. Qui vedo un tappeto schifoso. Oddio. Vedo una borsa. Magari c'è qualcosa di utile. Tipo una candela. Ok. Adesso devo trovare le chiavi per l'entrata principale. Allora, qui c'è una mazzetta di soldi. Che io fossi in lui avrei fregato tutto, visto il disagio che mi ha causato! Oddio, cos'è? Una super chicca! Cos'è? No! I know what you're looking for! Don't let me enslave you! Penso ci sia qualche problema con le traduzioni. The one who listens for your steps. The one who enslaved my family. Ma chi è? Una puffetta? Chi è? I will set you free, follow me. Vabbè. Ok, ti seguo, sorella. Perfetto, sorella. Ok, sorella. Va bene. Wow, moonwalk! Attenzione, la super kick è il suo moonwalk. Wow, come fa? È pro? E quindi? E adesso? Oh, la chiave! Guarda, sei una fottuta genia. Oh, è sparita. Va bene, non importa. No. Oh, corri! Corri! Need to hide in the closet! Ma cosa? Esci! Vai via! Vai via! Corri, man! Corri, man! Corri, man! Corri, man! Siamo fuori! Non girta... No, no, non gi no, non gira... Non uscire... Non voltarti! Vai, fiero! Esci! 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 Fiero! 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 Cosa? Cosa? Oh mio Dio! È buggato! È buggato lì, tipo! Ok, ragazzi, però io tecnicamente sono scappato, quindi non ha un senso! Aveva detto di nascondersi in the closet, però non ha senso, ormai sono fuori! Cioè, dovresti farmi uscire! No, dai! No, ero convinto di aver fatto una mossa da pro. Cioè, beh, è ancora lì lui. Mamma mia, è ancora lì. Hide in the closet, come faccio? Ma esci almeno, così ti evito, no? Bastardo. Guarda che non esce quel pirlo. Si può andare di qua? Si può passare dietro la casa? Nope. Senti, fratello. È andato via. No, ma ya. Ok, man. Si è buggato. Fantastico, stavolta si è buggato proprio del tutto. Ma quanto è fiero. Guardalo. Proprio un gormite. Cos'è? Gormiti. Gormiti, uniti. È fierissimo. O è Satano, è un gormito venuto male. Non lo so. Dove siamo? C'è una cascata qui a fianco. Ma che grazia di posto siamo? Vieni fuori, pirla. Io non.
Ma ha detto hide in the closet. Cos'è il closet? Ma sto pirla che non viene fuori, buggato, oddio. Dov'è finito? Ancora. Vieni fuori, ciccione. Guarda che roba. Ti sei incastrato, ciccione che non sei altro. Vieni fuori. Dai, pirlone. Oh, ma ti ci vuole tanto? Esci, guarda, madonna, ragazzi. Mi sa che mi dovrò far uccidere a sto punto, perché tanto. Guarda, sto idiota. Dimmi se uno può essere così idiota, guardalo. Oddio. Sai che brutto in faccia, fratello. Dai, dai, esci. Oh, mamma. Non ce la fa. Vabbè, ho capito, ragazzi, che mi devo suicidare. Non c'è proprio altro. Oh, è uscito, è uscito. Ok. Scappa, Bell. Scappa, Bell. Scappa, Bell. Hide in the closet. Hide in the. Hide in the closet. Hide in the closet. E questo è il closet, spero. Santi signore, non è questo il closet. Oh mio Dio. Che coglione. E ci è chiuso fuori. Va bene. Hide in the closet. Cos'è il closet? Forse è lassù il closet. È lassù. No, non si può andare lassù. Va bene. Porca vacca, c'è una sedia di minchia. Va bene. Lui si è incastrato lì, il Gormita. Noi andiamo di qua. Il closet è questo allora a sto punto. Hide in the closet. Il lag. Lag power, signori. Il closet forse è questo. Ma certo. È questo. Ok. Mi sono nascosto adesso. Va bene. How did the pizza get here? Io non vedo nessuna pizza. C'è la pizza! Wow, cosa? Follow the pieces. Ok, Slender, attenzione. Slender pizzaiolo. Wow. Ok, seguiamo i pezzi. Cos'è sta roba? Stelle cadenti. Oddio, le stelle buggate. Va bene, non c'è problema. Stiamo giocando a Slender, ragazzi. Solo che probabilmente saremo seguiti da un Gormita venuto male. Un prodotto errato di fabbrica. E dobbiamo seguire dei pezzi di pizza, attenzione. Dove stiamo andando? Nel mondo incantato alla fine dell'arcobaleno? Cos'è? Lì ci sono più pezzi. Forse è qua che dobbiamo arrivare. Dio santo! Oh mio Dio! Mo mamma! Che è successo? Mo mamma che col... Cos'è sta roba? Wow! Non stuprarmi! Now we can all play together? Oh mio Dio! Ok, sono davvero inquietanti. È davvero tutto inquietante. Oh, super chicca in azione! Ok, è stato davvero un gioco inquietante. Però mi è piaciuto. Qualche piccolo bug, ma probabilmente è stata colpa mia perché io non dovevo scappare dal mostro uscendo di casa, ma nascondermi direttamente nell'armadio. Però è stata una parentesi, è stata una fuga abbastanza divertente. Comunque, ragazzi, questo è Pizza Delivery, abbastanza interessante, un po' diverso dai soliti horror. Mi è piaciuto anche perché tutti quegli effetti lì mette anche molta ansia all'inizio, quindi mi è piaciuto. Da Gamer's Brothers è davvero tutto, ci si vede al prossimo video. Ciao, ragazzi!